Sottoblino numero 3567 con Rapsodia in Verdi arriva a conclusione la saga della Ciurma del Sole Nero di Marco Gervasio. I naufraghi dello spazio, guidati da Topolino Tomorrow, arrivano finalmente alla fine delle loro peregrinazioni, trovando un pianeta abitabile e abitato su cui potersi finalmente fermare. Tutti i nodi vengono finalmente al pettine e così la Ciurma del Sole Nero può finalmente stabilirsi in una nuova casa. Non ho detto in realtà niente di eccezionale, nessuno spoiler eccessivo, perché ovviamente nel momento in cui era stata annunciata la conclusione della saga era evidente che la sua fine sarebbe stata proprio con la scoperta di un pianeta abitato su cui fermarsi. In questa occasione invece mi vado ad occupare di un altro argomento che ha caratterizzato buona parte delle esplorazioni della Sole Nero, ovvero l'abitabilità dei pianeti. Essenzialmente, quando utilizzando Kepler andiamo a cercare pianeti che orbitano intorno ad altre stelle, quello che andiamo a osservare sono eventualmente delle diminuzioni della luminosità di quella stella. Luminosità che diminuisce per periodi brevi, però questa diminuzione si va a ripetere in maniera periodica. Quando tutto ciò succede, allora molto probabilmente, salvo ulteriori esami dei dati e ovviamente ulteriori osservazioni, davanti a quella stella sta passando un pianeta. Bisogna ovviamente essere certi che anche quell'oggetto che stia passando sia effettivamente un pianeta e soprattutto sia gravitazionalmente legato a quella stella. Inoltre, dai dati è possibile anche determinare il raggio, la massa e la distanza del pianeta dalla sua stella. Non è sempre così. Quando ci va bene, riusciamo tranquillamente a determinare questi dati e quindi anche a capire molto spesso se siamo di fronte a un gigante gassoso, ovvero un pianeta paragonabile, quindi i nostri Giove o Nettuno, oppure di fronte a un pianeta terrestre, come appunto la Terra, oppure Marte. Distinguiamo tra l'altro tra questi pianeti, tra una tipologia banalmente di pianeti terrestri, quindi tutto lo spettro che abbiamo nel nostro sistema solare, e anche dei pianeti tipo superterre, ovvero che hanno delle dimensioni fino anche a 2 volte più grandi sia in raggio sia in massa rispetto alla nostra Terra. Un'altra cosa che è possibile fare, che quindi a volte dà la speranza che magari qualche pianeta terrestre possa ospitare della vita, è verificare se questi pianeti che noi scopriamo con Kepler si trovano nella cosiddetta zona abitabile della stella, ovvero quella fascia di universo in cui l'energia della stella è quella giusta affinché sulla superficie di un eventuale pianeta roccioso che abbia le condizioni giuste possa esserci dell'acqua liquida, condizioni che sono necessarie per avere la vita così come la conosciamo. Ciò che manca in queste osservazioni sono ovviamente le osservazioni ulteriori per poter capire se su quel pianeta sono presenti le cosiddette biotracce, cioè per esempio la presenza effettiva di acqua o ancora di gas serra. Per esempio, la presenza di acqua può essere invece osservata andando ad esaminare l'eventuale presenza di vapor acqueo all'interno dell'atmosfera, cosa che per esempio è in grado di fare proprio il James Webb Space Telescope. Attenzione, queste tecniche che sono state implementate sul JWST sono fondamentalmente delle tecniche di spettropolarimetria, ovvero delle tecniche che mettono insieme l'analisi degli spettri di luce provenienti dal pianeta, in particolare dalla luce che viene riflessa dall'atmosfera o dall'eventuale atmosfera presente sul pianeta, e da studi di polarimetria, cioè studi che si concentrano sulla polarizzazione della luce. E incrociando in questo modo i dati è possibile capire se effettivamente sono presenti nell'atmosfera di quel pianeta dei gas che potrebbero essere associati alla vita così come la conosciamo.
Ovviamente questa tecnica può anche essere applicata per capire la composizione dei gas dei giganti gassosi e diventa però in questo caso molto più complessa e complicata invece sui pianeti rocciosi che sono presumibilmente molto più piccoli rispetto ai giganti gassosi e che infatti sono anche molto più difficili da scoprire. È un po' difficile che per esempio una navicella spaziale pur dotata di strumenti ad hoc possa scoprire se un pianeta è abitabile oppure no fino a che non è sufficientemente vicina. In questo senso effettivamente anche la Sole Nero, che dobbiamo immaginare avere degli strumenti a bordo per studiare per esempio l'atmosfera terrestre, debba comunque necessariamente avvicinarsi, essere molto vicina al pianeta su cui potrebbe sbarcare per poter capire se quel pianeta è abitabile o meno. Prima di chiudere, una piccola nota interessante, perché sulla superficie del pianeta protagonista dell'ultimo episodio, quello finale della ciurma del Sole Nero, c'è un popolo molto particolare che è a sua volta ispirato a un popolo che è presente nella serie animata di Star Trek. Non vi dico niente di più per non togliervi la bellezza di leggere la storia, in cui, rispetto ad altre, le cose migliori non stanno tanto nell'inizio e nella fine, che già sappiamo qual è, ma in tutto ciò che invece sta in mezzo. Per cui, arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!